Bene, cari fratelli e sorelle qui presenti, cari amici che ci seguite da ogni parte, ecco, è con emozione che noi riguardiamo questi momenti che tanti giovani nel passato hanno vissuto e vogliamo soprattutto in queste sere pregare perché questo entusiasmo che noi vediamo nelle GMG che sono state celebrate negli anni passati continui ad essere sempre presente nel cuore dei nostri giovani. Al di là della nostra preghiera qui, vogliamo che sia sempre l'incoraggiamento che noi dobbiamo dare ai giovani. Pensavo a quello che Papa Francesco ha raccomandato ai giovani che vanno alla GMG di parlare con i nonni e quindi coinvolgere un po' tutte le persone, tutte quelle persone che portiamo nel cuore, perché questi momenti siano veramente vissuti con entusiasmo, ma devono essere soprattutto dei momenti che devono ricaricare, devono ridare forza alla fede. E ci ricordiamo dell'argomento, diciamo, ciò che era la base della riflessione nella GMG di Madrid, radunati, radicati e fondati in Cristo Gesù, saldi nella fede. Ecco, se vogliamo fare riferimento a queste parole che sono presenti in una lettera di San Paolo, la lettera ai Colossesi, e che cosa ci ricordano? Ci ricordano dell'esperienza dei primi cristiani. Sempre nella vita della Chiesa, sempre nella vita dell'umanità, ci sono stati questi momenti in cui si è affrontato le difficoltà, i problemi. E allora Paolo raccomanda ai cristiani di essere radicati e fondati in Cristo Gesù. Mi fa piacere, ci ricordiamo che in queste sere quasi continuamente c'è stato ricordato che la cosa più importante per la nostra fede, il punto di riferimento, ciò che ci deve dare forza, quello verso il quale noi dobbiamo andare, è il Signore Gesù. E in questo cammino, in questo incontro con il Signore Gesù, è presente sempre lei, la nostra mamma celeste. È presente lei perché da soli tante volte non ce la facciamo. E allora ecco l'esortazione di Paolo e anche la raccomandazione dei nostri papi, di quelli che ci devono guidare, è proprio questa, di guardare verso Maria, di guardare a lei e di seguire il suo esempio. Radicati. Radicati significa che dobbiamo avere qualche cosa di profondo, qualche cosa di sicuro, qualche cosa che ci dà la possibilità non soltanto di vivere, ma anche di portare frutto. Papa Benedetto proprio ricordava ai giovani lì a Madrid che nella Sacra Scrittura c'è quell'esempio, no, delle persone giuste, delle persone che hanno la fede nel proprio cuore, che sono come quegli alberi che sono stati piantati sulla riva di un fiume e che hanno la possibilità di allungare le proprie radici verso l'acqua e perciò hanno la possibilità di affrontare anche la siccità, ma affrontare soprattutto la crescita per portare frutto. Perché è importante, no? Ci ricordiamo che la nostra vita non soltanto deve essere solida, deve essere basata su qualche cosa, appunto le radici che noi dobbiamo far affondare nella terra, ma soprattutto Gesù ci invita a portare frutto. È proprio collegato a questa riflessione, a ciò che ci viene raccomandato, dobbiamo sempre ricordarci di quella immagine che Gesù ha preso proprio nell'ultimo discorso, no? Nell'ultima cena. Io sono la vite e voi siete i tralci. Ecco, non soltanto dobbiamo essere
radicati bene, ma dobbiamo essere anche collegati con un bene grande che è la vita di Gesù. E soltanto restando uniti a Lui noi possiamo portare un frutto buono, possiamo dare il bene all'umanità. E poi fondati, no? Gesù ci ricorda anche che l'uomo saggio costruisce la sua casa sulla roccia, ha delle basi solide per costruire la sua casa. E purtroppo in questi giorni vediamo anche questa situazione di tempesta, di rovina che l'acqua può portare. Gesù nel Vangelo ci ricorda proprio questo, no? Che straliparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa e quella casa non cadde perché era costruita sulla roccia. E allora la nostra vita, nonostante le difficoltà, i problemi che possiamo incontrare, dobbiamo poggiarla su una base sicura. E ci ricordiamo anche che la parola di Dio ci dice che la pietra angolare è proprio Lui, è il Signore Gesù. Ecco, tutto questo è per la nostra vita, però tante volte ci ricordiamo che anche delle piccole cose possono rovinare un po', affievolire, tante volte scoraggiare il nostro impegno di bene. E diciamo che tante volte ci chiudiamo in noi stessi. Io sono contento che viviamo questa sera questo momento di preghiera sia con l'Unitalsi come anche con l'Avis. Ecco, vado nel ricordo dei miei anni passati, di quante esperienze belle che abbiamo fatto a Lourdes, e vedevo l'immagine di questa GMG dove c'è stata la pioggia, il vento, e ci ricordiamo di quelle giornate che certo non erano proprio semplici, perché c'era la pioggia, c'era il vento e c'era soprattutto l'intenzione e la volontà di coprire chi non aveva la possibilità di usare le mani, di usare i piedi. Erano lì sulle carrozzelle e tanta attenzione, tanto amore ho visto sempre nelle dame, nei barellieri, ma anche e soprattutto in tanti volontari. Abbiamo fatto tante esperienze belle, ecco, Italo si ricorda, come anche Maurizio, anche gli altri, e sono stati dei giorni belli. E poi anche, quindi, diciamo, l'Unitalsi che dà il suo tempo, la sua attenzione ai malati. E poi l'Avis, ecco, vi devo dire una cosa triste che mi è successo. Stavo a Murano e sono andato a fare la donazione all'Avis, e quella signora che ha già fatto tutto i documenti e poi alla fine mi ha detto: ma quanti anni avete voi? E io gli ho dato i miei anni, 70 anni, ma non potete più donare. C'è stata proprio una delusione, dico: ma è possibile che, ecco, vedete? E quindi, e ci resta forse l'unica possibilità che abbiamo noi anziani di iscriverci all'AIDO, non soltanto l'Unitalsi, l'Avis, ma ci sta pure l'AIDO. L'AIDO che è l'associazione dei donatori di organi, no? E quanto è bello essere attenti a questo. Però al di là di tutte queste associazioni ci ricordiamo che il Signore Gesù ci dice di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. E ecco, Lui ha donato il suo sangue e noi vogliamo continuare ad essere attenti a questo dono, no? Come anche, ecco, ci ricordiamo sempre del buon samaritano che rappresenta l'amore grande di Gesù per l'umanità. Ecco, se questi sono un po' i ricordi passati, noi ci facciamo anziani e andiamo sempre verso il passato. Auguriamo ai nostri giovani di essere nell'entusiasmo, nella forza che viene dalla fede. È bello vedere questi incontri, queste riunioni, ma è ancora più bello quando nelle piccole comunità, nei piccoli paesi, nelle piccole città si trovano
dei gruppi di giovani che, nonostante anche quella, diciamolo, quella indifferenza, quella poca attenzione che c'è, sia nei giovani come anche negli anziani, sono perseveranti nel bene, nel servizio, nell'attenzione, nel dono agli altri. E questo io credo che sia veramente la base, perché nel cuore di queste persone il carattere di questi giovani sia formato nel bene, nella gioia, nella generosità, non soltanto verso gli altri, ma io mi auguro soprattutto verso i propri cari, la loro famiglia, che devono servire e testimoniare l'amore di Gesù. Noi vogliamo pregare per loro, vogliamo innalzare la nostra invocazione al Signore, ci prepariamo a celebrare la Pentecoste e quindi vogliamo che la nostra preghiera invochi la presenza dello Spirito Santo, che dia forza e coraggio a queste nuove generazioni. Amen.